Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Pierluigi Bersani, leader storico della sinistra. Buonasera, benvenuta Brunella Bolloli, giornalista di Libero. Buonasera. Buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora, il governo difende ovviamente la manovra economica e stringe ancora di più sul reddito di cittadinanza. Intanto PD e 5 Stelle preparano proteste di piazza, naturalmente rigorosamente divisi. Subito dopo la pubblicità. Luigi Bersani, mentre in serata continuano ad uscire altri dettagli sulla manovra economica di Giorgia Meloni, la prima manovra, come lei sa, che ha definito concreta, attenta alle priorità economiche, coraggiosa e ispirata alla giustizia sociale. Secondo lei è una manovra di destra? Ma insomma, questa manovra è sostanzialmente nella parte principale una continuazione con qualche lievissimo aggiustamento delle misure Draghi sulle bollette. Il resto sono elementi segnalettici che segnalano certamente nelle intenzioni una prospettiva di destra. In che senso elementi segnalettici? Segnalettici, nel senso che vogliono indicare una direzione di marcia senza... sono segnali contromano, secondo me, semplicemente rispetto perché alla situazione. Sa che per me italiana deve sempre tradurre le metafore, perché io non insomma, le capisco. Il contromano è quando si il segnale ti fa prendere una strada a rovescio, perché sostanzialmente il segnale è lassismo fiscale e noi, attenzione, l'anno prossimo non c'è più la BCE che ci dà una mano. Attenzione bene, secondo la guerra ai poveri, perché pensa, correggilo pure il reddito di cittadinanza, ma se pensi di cavare 700 milioni di euro mentre la povertà cresce, per metterli sulla flat tax sei fuori strada completamente rispetto alla situazione del paese, perché noi qui, cioè lo sguardo non sincero sul paese, ideologico, ma per Bacco noi abbiamo un'inflazione del 10%, che è una patrimoniale, una vera patrimoniale, sulla fascia più debole della popolazione e su un pezzo del mondo del lavoro. Però mi quel scusi... 10% lì, vorrei far notare, cose di cui la finanziaria non si occupa, colpisce anche la sanità, la scuola, i servizi fondamentali, perché il 10% di inflazione vuol dire un taglio del 10% se non rimbocchi il fondo. Se gli metti 2 miliardi, peggio mi sento. Cioè, la situazione è questa qui. La situazione è una situazione forse pre-recessiva, speriamo di no, ma di indebolimento della politica. Non sarà facile trovare lavoro. Cosa mi viene a dire occupabili? Occupabili è una parola metafisica. A proposito perché stiamo parlando del reddito di cittadinanza. Di gente in età di lavoro che non trova lavoro o trova lavoro pagato sotto la soglia di povertà. E quindi... questo è il target, questa è la gente di cui stiamo parlando. Gli occupabili. Occupabili di che? Ma di che cosa stiamo parlando? Dove va questa gente qui? Beh, dove ci, va? Ci sono anche tanti falsi percettori del reddito. Tanti, non tanti, falsi, insomma l'1%. E tante false partite IVA che non arrivano, che quando sono a 85.000 euro chiamano il cognato e gli testano il resto delle fatture. Ma perché, le malversazioni ci sono dappertutto, ma non è che abolisci le pensioni di invalidità perché ci sono i falsi invalidi, no? È per Bacco, su. Qui c'è un odio verso troppo, la povertà, su. C'è un odio verso ma la povertà. Ma scusa, mi faccia dire anche questa cosa, perché veramente, no?
Cioè, quando, inutile girarsi attorno e andare a vedere le misure. Quando un Presidente del Consiglio in campagna elettorale ti dice che il reddito di cittadinanza è un metadone di Stato, sta descrivendo i popoli come dei drogati sul divano. E io qui dico alla Meloni una cosa, gli regalo una reminiscenza scolastica. Esiodo, VII secolo avanti Cristo, non osare mai rinfacciare a un uomo la maledetta povertà che consuma il cuore. Vogliamo tornare prima del 700 avanti Cristo? Oh, lei faccia a Palazzo Chigi, in Sala Verde, oltre che i sindacati, faccia una bella riunione con la Caritas, le mense francescane, i patronati sindacali, le associazioni varie tipo ARCI, i servizi sociali dei comuni, e si faccia spiegare cosa sta succedendo in questo paese qui. Ecco qua. Allora, Brunella Bollioli, cioè, è troppo duro per Luigi Bersani, perché ricordiamolo, la manovra... E io mi sono astenuto sul reddito di cittadinanza perché c'ha qualche difetto. Ecco, infatti... Ma, benissimo, male, e correggiamolo, no? Tagliamo 700 infatti, milioni la Meloni, di poveri. Se possiamo dire, l'onorevole Bersani ha detto bene, nel senso che è da correggere, e Giorgia Meloni ha capito che questa riforma è assolutamente da modificare, non da abolire subito, tanto è vero che c'è una fase transitoria, perché si parlerà poi dal 1 gennaio 2024 di effettivamente abolirlo per chi non ne ha diritto. Nel frattempo ci sarà un periodo in cui chi può, gli abili al lavoro lavoreranno, e l'onorevole Bersani ha detto manca il lavoro, certo manca il lavoro, e quindi bisogna anche che ci sia il modo di trovarlo soprattutto, ma non è una caccia ai poveri, ecco, non è che è un modo per mandare sul lastrico le famiglie, altrimenti l'avrebbero abolito subito. Si è visto che non si può fare così, si cerca di cambiarlo e di migliorarlo, perché sul reddito di cittadinanza non è sbagliata in sé la misura del reddito ai più poveri e ai più fragili, ma poi è il fatto che manchino i controlli, che manchi chi effettivamente decide se un percettore ne ha diritto o no. Ma fate sti controlli, abbiamo visto ragazzi. Quanto fate sti controlli. Può essere fuori adesso legge. C'è un sacco di gente che fino a agosto non dormirà di notte. Vi rendete conto di questo? Dice agosto non te lo do più. E da qui a agosto questi qui dove vanno a sbattere la testa? Allora, voglio sentire Beppe Severnini e Scanzi. Beppe. Ma a me sembra che messa così, non è giusto metterla così, perché nessuno vuole punire i poveri, ma il reddito di cittadinanza, quante volte l'abbiamo detto, adesso non abbiamo tempo di andare in troppi particolari, ma non funziona e non è il modo giusto di aiutare i poveri. Avevamo tanti altri sistemi prima, abbiamo cambiato nome, l'abbiamo complicato. Una proposta, ma perché non chiediamo ai comuni di aiutare le persone che hanno bisogno, che conoscono le questioni nelle città? Invece di aver creato un nuovo aiuto, un nuovo carrozzone, una nuova complicazione, questo sarebbe stato una cosa intelligente. Cerenini, tu dire non come sai cos'è il reddito di voi, perché voi non sapete sai come cos'è fare. Abbi pazienza. Abbi pazienza. Io lo so benissimo. No, non sai come si applica, non sai cos'è, perché sennò non diresti questa cosa qui. Non ha funzionato. Ma certo, so, anch'io mi astengo perché la pretesa di fare uno strumento per l'avviamento al lavoro non era fondata. Ma ragazzi, ha tirato fuori dalla povertà assoluta 1 milione di persone. Il 75% di chi lo prende non è in condizione di lavorare. È anziano, è disabile, eccetera, eccetera, è minore. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Allora, i comuni, il nostro reddito di inclusione, quando lo facevamo, certo, ma era una cosa che accompagnava l'assegno, nel senso di integrarlo con delle politiche pubbliche. Allora... Ma adesso qua, sai cosa si pensa per i comuni? Ti ricordi l'ECA? Andare a vedere il poveraccio e dargli una mano a prendere il pane? Cioè, ma qual è il paese europeo che ha delle misure di questo genere? Qui stiamo tornando dietro con la testa. Attenzione, guarda la Germania, guardiamo questi paesi qui, ragazzi. Che paesi andiamo a guardare? L'Italia degli anni 60. Allora, rapido, Severini, poi Scanzi. Io sono convinto che i comuni potrebbero fare
No, ripeto, non può dirmi che non conosco il tema perché non sono d'accordo, caro Bersani. Lei mi sa pure simpatico. No, se dici così, se dici così, dici non ha funzionato. Se mi dici non ha funzionato, dici una cosa che non sta in piedi. Le persone povere vanno aiutate, ecco, ma non così. Leggiti l'Ista, leggiti l'Inps. Allora, Andrea Scanzi. Leggiti la Commissione Saraceno. E poi vedrai se fai quella conclusione. Lì. Voglio sapere da Andrea Scanzi, sul reddito di cittadinanza che tanto Conte, fa discutere. Ecco, quello Scanzi. Lì è la risposta. Ti sembra di giustiziare Giuseppe Conte? No, stai sentendo Pierluigi Bersani, uno di una sinistra di governo. Va bene? Bon. E questa cosa qui, attenzione, sto parlando delle esigenze di avere un paese civile. Che non disprezzi i poveri. Lo voglio anch'io, onorevole Bersani. Allora, forza. Allora, Andrea Scanzi, sul reddito di cittadinanza siamo davanti a una scelta ideologica o economica? O ha ragione Bersani quando dice che ci fanno tornare indietro all'Italia degli anni 60? È una scelta ideologica, politica e partitica travestita da scelta economica. Scelta economica quale? Cosa? Qual è il risparmio per lo Stato? È un risparmio piccolissimo in relazione ai danni devastanti che genererà su più di 400.000 famiglie. Il reddito di cittadinanza aveva tanti difetti, sì, ma non è che tu lo bombardi, casomai lo migliori e lo integri. Cioè dire che non è servito significa non essere vissuti in Italia nel 2020-2021. Ve lo immaginate questo paese dentro il Covid e dentro la pandemia senza reddito di cittadinanza? Cioè, ha detto bene Bersani, non funzionano le pensioni di invalidità, quindi cosa fai? Bombardi le pensioni di invalidità? Ma che ragionamento è? Casomai lo integri, lo migliori, lo chiedi ai comuni, cosa vuol dire? Cioè, non ci giriamo intorno a quello che ha fatto la Meloni. La Meloni ha fatto questa opera di demolizione del reddito di cittadinanza per due motivi. Il primo è partitico, cioè il reddito di cittadinanza è la bandierina del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è a oggi il grande nemico che sta tutto sommato in salute, si fa per dire, rispetto alla Meloni, quindi noi lo bombardiamo perché secondo la Meloni il reddito di cittadinanza può essere utilizzato e veicolato come voto di scambio, perché questa era la grande accusa in campagna elettorale. Il Sud vota i 5 Stelle perché altrimenti non avrebbero il reddito di cittadinanza, che è un'idea meravigliosa poi del Sud. Sembra che al Sud siano tutti dei poveracci che sono abituati col voto di scambio. Quindi lo distruggiamo, così indeboliamo il Movimento 5 Stelle. Ma perché dico che è un'idea ideologica, una mossa ideologica? Perché la manovra, l'impianto della manovra, al netto dell'impostazione fortemente draghiana, per il resto è un regalo ai ricchi e una sistematica demolizione, un inciampo ai poveri. Ragazzi, il tetto contante cos'è? Un regalo ai poveri? Lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro è un regalo ai poveri? L'evasione fiscale che viene in qualche modo incentivata è un regalo ai poveri? Questa è una manovra Robin Hood al contrario, e quindi all'interno di questa ottica distruggiamo anche il reddito di cittadinanza, così i poveri soffrono di più. Poi sentivo Bersani citare Esiodo. Nel centrodestra italiano già tanto se conoscono Povia e Pupo, figuriamoci se leggono Esiodo che era no, del secolo. Non descriviamo. No. Intanto Brunello Bolloli. Sì. Molti sì. Diciamo molti sì, non tutti, ma molti sì. Se io... Beh, ragazzi, scusate, ma anche qui che sto politicamente corretto. Non ho detto che tutti nel centrodestra sono così. Quando io sento certe dichiarazioni, quando vedo le facce di gente di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, vedo gente impreparata, molto preparata, ma vedo anche gente che secondo me è profondamente impreparata. Nel governo vabbè, c'è uno come Dorigon. Anche con il Movimento 5 Stelle ne abbiamo visti tanti impreparati, per esempio. Ma anche dentro Partito Democratico, anche dentro i Renziani, che aveva la classe dirigente peggiore. Dorigon è un sottosegretario al lavoro che ieri, a fronte della domanda in cui gli si diceva come fanno i lavoratori, come fanno i disoccupati a cercare lavoro, ha risposto in maniera un po' anche perpureggiante, lo troveranno. Lo trovano dove? Nell'ovino Kinder? È questo il governo, ragazzi. È un governo che regala ai ricchi e toglie ai poveri. È una manovra Robin Hood al contrario, allora, secondo me. Brunello Bolloli, allora intanto questa manovra economica di Giorgia Meloni intanto non sfascia i conti, anche perché i conti pubblici, perché è stato detto anche ieri sera, diciamo è draghiana nella sua struttura di fondo. E poi però le pensioni vengono un po' alzate e le tasse vengono tagliate al ceto medio, tanto che Confindustria critica questa manovra, no? Dicendo che non ha visione, dicendo che è una manovra inadeguata.
Ma però mi dispiace un po', diciamo, deludere e smentire i nostri interlocutori, ma in realtà la Meloni ha fatto con quello che poteva un mezzo capolavoro, nel senso che non ha sfasciato i conti, non ha fatto delle cose strane, ha cercato di accontentare ovviamente il ceto medio e ha abbassato le pensioni minime, che è una cosa che, insomma, sulla quale anche i 5 Stelle, tanto cari a Scanzi, non possono non essere d'accordo. Ha alzato un po' le pensioni minime e questo sicuramente è positivo. Ha incentrato la sua manovra sulle politiche per la natalità, insomma, togliendo l'IVA dove poteva, abbassando l'IVA qua e là. Certo, c'erano delle cose che potevano essere migliorate, sì, ma lei ha cercato di fare diluendo una grande arrampicata di specchi, diluendo un po' grandissima arrampicata dove poteva andare. Non è un'arrampicata di specchi, è quello che poteva Come fare no? in tempi molto rapidi, perché puro. La manovra doveva essere presentata, anzi deve essere presentata in Europa, doveva chiuderla la Meloni, aveva pochissimo tempo, è un mese che questo governo è in carica, non è da 2 anni, ha cercato di fare quello che poteva senza sfasciare i conti. E io credo che, insomma, abbiamo visto ad esempio in Gran Bretagna, Liz Truss è durata pochissimo, no? 3 settimane il premier inglese doveva fare delle cose... Sì, Ma dobbiamo essere contenti perché è una sfasciata di conti. Perfetto. Io sono il primo a dire che non sarebbe facile per nessuno, per la situazione difficile. Non sto dicendo che la situazione fosse difficile, lo si sapeva anche in campagna elettorale, quando si sono fatte promesse esagerate. No, io dico un'altra cosa, cioè la sostanza, voglio dire. Sì, le pensioni minime, tolta la rivalutazione che ha fatto Draghi, sono 14 euro in più. Cioè che sugli assorbenti Draghi l'aveva portata al 10% l'IVA, adesso l'hanno portata al 5%. Bene, per l'amor di Dio. Ma di che cosa stiamo... Cioè, per l'amor di Dio, va bene. La sostanza però, guardate, io lo dico per l'Italia, non è che mi interessa mica le cose. Guardate che qui c'è un problema, che noi avremmo bisogno di soldi, adesso a marzo anche con le bollette, quei soldi che ci ha messo la Meloni arrivano fino a marzo. Allora noi avremo un problema perché la BCE sta abbassando i tassi si alzano, insomma, e forse abbiamo un problema di recessione. Allora si porrà il problema dove si trovano i soldi. Allora, io leggo questa manovra nelle piccole cose che fa, eccetera. I soldi si possono prendere in 3 modi. O col debito, o con dei condoni, o andandoli a prendere dove sono. Io vedo in questa manovra che si va verso la direzione del debito, che è vero, non sfassi i conti. Vorrei ricordare che abbiamo alzato il deficit noi. Sì. No, e abbiamo fermato l'abbassamento del debito. Siamo al pelo e ci stanno già guardando. Quindi, voglio dire, l'avrei fatto anch'io, perché qualcosa bisogna pur fare. Quindi non sto dicendo. Però attenzione, che se la linea è non disturbare mai chi ce li ha, perché se questa è la linea, anzi incoraggiare l'evasione e l'elusione. Ma questa flat tax l'ha detto il Tesoro, ha fatto una relazione sull'evasione, ha detto che guardate che mettere una soglia così, con un abbassamento di tasse per cui con lo stesso reddito, non ricavo, reddito, un pensionato paga migliaia di euro in più, un lavoratore migliaia di euro in più di un professionista, di una partita IVA, oltre a essere ingiusto, ma crea una distorsione bestiale, un incoracciamento all'elusione, all'evasione. Adesso l'hanno promesso in campagna elettorale, hanno promesso addirittura la flat tax al 15% per tutti, adesso la fanno per i redditi fino a 85.000 euro e oggi c'è questa precisazione che comunque c'è un paletto, ovvero salta questa agevolazione nel corso dell'anno se si superano i 100.000 euro. Chi è quel cretino che supera? Ma di che cosa stiamo parlando? Sì, siamo in Italia, ragazzi, ma quello lì prima di superare gli 85.000 euro se ne inventa n di cose. Ma e questo indurrà nanismo le imprese, perché hanno interesse a star sotto soglia. È distorsivo.
ci sono dei clienti che devono pagare l'IVA e altri no. È distorsivo del mercato. Quindi se vuoi abbassare le tasse, sono diversi modi. È un governo di destra e quindi ha annunciato delle cose in campagna elettorale e cerca di metterle in atto. Sì, ma spero che sia un governo, visto che è un governo italiano, viva l'Italia, il sovranismo, eccetera, stiamo attenti che qui bisogna andarli a prendere un po' di soldi. Allora io ce l'ho un'idea, dico. Questa cosa degli extra profitti, eccetera, che anche il governo Draghi si è cacciato in un complicatissimo... Ma perché non si chiede un contributo straordinario a tutti i profitti e poi si esentano quelli normali? Si prende il levante per il ponente, la Corte Costituzionale non ha niente da dire, chiedi a tutti e poi esenti quelli, quelli normali. Ci accorgeremo che c'è molto, mica solo energetici, anche quelli delle armi, Anche quelli della sanità e della salute, ce n'è di iper Bersani, profitti. Le voglio anni. Chiedere una cosa. Mi dica, mo. Sì, le faccio dare subito ancora un bicchiere d'acqua. Le voglio chiedere una cosa, perché siccome ieri abbiamo visto in conferenza stampa quella sulla manovra economica, una Giorgia Meloni molto nervosa, molto a tratti anche sgarbata, insofferente verso i giornalisti che chiedevano di prolungarla e che le facevano delle domande, le voglio chiedere, lei di conferenze stampa ne ha fatte tantissime e alcune anche molto difficili. Allora anche lei sarà scappata la frizione o stava per scappare la frizione ogni tanto. Cosa ha fatto per frenarsi? No, io guardi, su questo io non... Però insomma che... Ma le sarà successo che lei ai giornalisti voleva... Lei si è arrabbiata perché... Vabbè, un po' per il suo vittimismo, che io questo glielo sconsiglio proprio, perché adesso ho capito che sarà l'underdog, ma era ministra 31 anni, ha fatto 3 anni ministro, cioè adesso non facciamo, no? Però un eccesso di serve encomio nell'epoca draghiana è vero. Allora, io non mi sarei rivolto come ha fatto... lei in quel modo lì, perché non bisogna mai arrabbiarsi, lascia che chiedano e rispondi quel che può. Io ho sempre fatto così, che problema c'è? C'è nessun problema, se siete trasparenti. Bisognerebbe tutti quanti tenere sempre lo stesso profilo, no? Abbiamo avuto su Conte, che ha tutti i suoi difetti, una damnatio memoriae micidiale. Arrivato Draghi, che io stimo grandemente, si è fatto anche qualcosa, voglio dire, un po' troppa, che non credo che gli abbia portato neanche bene. E adesso la Meloni va trattata Presidente del Consiglio. Io lei consiglierei effettivamente di non mettere sempre giù questo, perché l'altra faccia del vittimismo è molti nemici, molto onore. E l'Italia non ha bisogno di litigare con nessuno. Non ha bisogno di litigare con me. Severnini, e poi torno a te, Severnini, Scanzi e Bollolli, rapidi. Beh, sulla conferenza stampa sono d'accordo in questo caso con Pierluigi Bersani, perché i governanti, tutti, quelli che ho conosciuto io, ma dico tutti, quando arrivano al governo... cominciano a pensare che tutto il mondo dei media ce l'abbia con loro, li odi, proprio è un riflesso automatico, non so se è successo anche a lui, forse può essere l'eccezione, e lei, Giorgia Meloni, non c'è dubbio che sta andando in questa direzione. La conferenza stampa l'ho guardata, prendere più risposte, più domande tutte insieme, non va bene, non è anche rispettoso verso i giornalisti, questo l'avete detto anche qualche giorno fa. Questo sistema qui, delle conferenze stampa, anche queste lunghissime prolusioni, tutti i ministri che spiegano, diamo per scontato che se c'è un annuncio importante come una manovra economica, i giornalisti che si presentano in sala stampa conoscano il tema e poi si facciano domande rapide, risposte rapide, come succede come succede a chiunque abbia il potere questa debba rendere di messa conto cantata non,
all'opinione pubblica, no? Voglio chiedere questa messa cantata delle conferenze stampa così come sono, a me non sembra che funzioni. Non funzionava neanche con Draghi, per essere chiaro. Okay. Però che almeno quello non si arrabbiava. Scanzi, siccome il giornale per cui lavora Bollòli ha titolato oggi che la Premier Meloni bacchetta la stampa rosicona, tu fai parte della stampa rosicona? Ma non lo so, Libero scrive anche delle cose peggiori su di me, quindi io tendo a pensare che se Libero ti attacca sei nel giusto, quindi in questo senso credo che le persone attaccate dalla Meloni debbano essere felici, ma al netto di queste baruffe chiozzotte tra giornalisti, la reazione della Meloni secondo me è una reazione di nervosismo perché era tesa e ci sta. È una Presidente del Consiglio in un momento difficile, ci sta che sia tesa. È una reazione sgradevole, come qualsiasi Presidente o potente quando si arrabbia con la stampa, sia esso Renzi, Conte, Letta, Draghi o chi per lui. È una reazione di tattica perché funziona la narrazione del vittimismo, la destra che ha sempre contro i giornali di sinistra. Io li vorrei vedere tutti sti giornali di sinistra, tenendo conto che la stragrande maggioranza televisiva è di destra e non solo. Ma aggiungerei anche che non è vero che la Meloni ha tutti contro. La Meloni aveva molti contro fino alla campagna elettorale. Era fascista, era una pericolosa, ovviamente nei giornali di centrosinistra. Non appena ha vinto, anche per meriti suoi, quando è andata al G20, improvvisamente anche quelli che l'attaccavano frontalmente hanno cominciato a dire sì, il governo non è bellissimo, però la Meloni guarda quanto è brava, guarda come è stata accolta bene dalla Cina. Quindi, come vedete, questo servo encomio, non dico che stia raggiungendo i livelli draghiani, che è impossibile, ma anche la Meloni c'ha già molte lingue penzolanti, non è tutta sta vittima anche la Meloni. Le lingue penzolanti col potere ci sono sempre, no? Sì, ma poi devo dire che insomma Scanzi è un maestro anche lui, quindi a livello di attacchi insomma al suo giornale diciamo che forse non è secondo a nessuno, ma hanno anche delle vignette divertenti. Ma al di là di questo, in conferenza stampa le domande si fanno e i politici devono rispondere. Adesso io non vorrei fare qua della retorica femminista, ma non credo che la Meloni si senta tanto vittima, però magari proprio perché è una donna così giovane con la prima esperienza di presidenza del Consiglio, forse può essere anche che tanti si aspettino da lei molto di più di quanto possono chiedere magari a un premier uomo, a quanto chiedevano a Draghi. E comunque devo dire che anche vari attacchi dei giornali, si è portata la figlia a Bali, oddio che scandalo, sono venuti dai giornali, insomma, quando non c'era nulla di male, lei è stata costretta a rispondere. Quindi diciamo che... Veramente su questo io ho visto quasi zero attacchi, giustamente. Ma chi? Sono partiti da... Va bene, ma fa parte forse un po' anche del vittimismo. Perché due articoli di gente che, allora, secondo me, diceva anche delle cose infondate. Scusa, siccome è tardissimo, io devo chiedere a Bersani qualche cosa sull'opposizione, che marcia rigorosamente divisa anche contro il governo Meloni. Allora riassumo per chi non sapesse. Allora, il terzo polo di Calenda e Renzi propongono un incontro con la Presidente del Consiglio con una contromanovra economica. Il PD ha annunciato una protesta in piazza per il 17 dicembre, sabato, mi pare che sia il 17, l'ultimo sabato prima di Natale. Poi invece Conte anche lui ha annunciato delle proteste, ma non ha dato date. Può dare, non so, una parola di saggezza, un consiglio, perché diciamo che Giorgia Meloni con questa opposizione va sicuramente a nozze, perché più divisi di così non si può. Ma quella cosa, adesso sono costretto, non vorrei evocare Gramsci, ma bisognerebbe che capissero tutti questi partiti qui che l'egemonia non è avere un punto in più. L'egemonia è dirigere il traffico verso l'obiettivo, e l'obiettivo può essere solo la costruzione di un campo progressista. Ecco, ma per esempio, le faccio l'esempio della Lombardia, Bersani. Lombardia non fanno l'alleanza il terzo polo, il PD, hanno due candidati diversi, Letizia Moratti per il terzo polo, il PD Maiorino, poi adesso Conte ancora non sa. Dico qualcosa anche di più a questo proposito. Se questi qui, se cominciare da PD e 5 Stelle, su due o tre cose, non su 20 cose, su un paio di cose, si presentassero in questo tornante, la finanziaria, eccetera, uniti su due cose, cambierebbe già l'aria.
se non lo fanno si prendono una certa responsabilità, perché io continuo a dire che l'ondata di destra nel paese non c'è, ma se non si predispone qualcosa di alternativo può venire. Senta... E le elezioni regionali registrano lo stato dell'arte. Esattamente. Che è questo. È solo che è la divisione. Ecco, ma sa che c'è chi avrebbe un'idea, e le chiedo di essere telegrafico, perché Andrea Scanzi oggi sul Fatto Quotidiano ha intervistato il cantatore Francesco Guccini, che ha detto che il miglior segretario del PD, siccome il PD è dilaniato tra crisi di identità, crisi di leadership, non si sa che cosa accadrà e non si conoscono neanche bene i tempi, salvo che sembrano molto lunghi per rispondere a una batosta elettorale. Ecco, Guccini ha detto il segretario migliore per il PD è Pierluigi Bersani. Gli vuole lasciare una speranza? Io li voglio bene, gli auguro di avere speranze meno aleatorie, ecco, dirò così, per il bene che gli voglio. Ecco. Speranze meno aleatorie, caro Guccini. Beh, sarebbe interessante però sapere dall'onorevole Bersani effettivamente cosa ne sarà tra Bonaccini e la Schlein, insomma, visto che poi il dibattito è su questi due esponenti Bonaccini, del PD, Schlein, e sono tutti e due Emiliani, lui... Non si è ancora pronunciato. Dunque, guardi, io sono uscito dal PD all'epoca dello snaturamento renziano. Telegrafico. Ho sempre dato una mano, sempre, sempre, comunque, anche nelle ultime elezioni, sperando che prima o poi ci fosse la generosità di andare a fondo del problema, perché di segretari il PD ne ha avuti una decina. Io sono durato 4 anni, c'ho il record. Quindi il problema principale non è trovare un segretario, che pur ci vuole, ovviamente. Ma ci vorrà qualcuno, perché Letta è dimissionario. Per amor di Dio, ci vuole qualcuno. Io chiederei a questi candidati, ma precisamente qual è la vostra proposta su un nuovo partito? Per voi cos'è la fase costituente? Sto parlando di posizioni politiche fondamentali, di rapporti con quali pezzi di società, di statuto, quale forma partito... Io chiederei a questi candidati cosa pensate di questo, dopodiché si vede chi. Allora, vediamo, aspettiamo e vedremo cosa, se ci diranno qualche cosa, ma intanto io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che ci ricorda una cosa importante, che lo Stato italiano è ancora uno Stato laico e qualcuno se lo dimentica. Guardate. Con un parlamentare che propone il finanziamento pubblico dei matrimoni religiosi e un altro che giudica l'omosessualità abominevole, perché questo dice la Bibbia, è evidente che in Italia ci sarebbe molto spazio per un'informazione che si occupasse dei fondamentali, a cominciare dalla laicità dello Stato. Non potendo fare affidamento sui social network, dove prevalgono altri interessi, un aiuto può venire dalle riviste culturali, capaci di trovare il loro pubblico oltre le cerchie accademiche o degli addetti ai lavori. Oggi a Roma si sono date appuntamento quelle che aderiscono al coordinamento delle riviste italiane di cultura presieduto da Valdo Spini e si caratterizzano perché operano nel mercato, al di fuori di ogni dipendenza accademica, oltre che per il taglio interdisciplinare dei contenuti. Alcune di loro, come Nuova Antologia, Testimonianze, Confronti, L'Ares o Prometeo, sono tra le più longeve e prestigiose. Altre, come Left, Diacritica o Pandora, hanno origini più recenti. Per tutte, oggi si tratta di reinventarsi tenendo conto delle opportunità offerte dal digitale, che consente di costruire un rapporto più stretto con il pubblico, creando quelle che Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista, chiama comunità pensanti. Comunità di nicchia, certamente, ma capaci di influenzare gli influencer, cosicché infine tutti possano apprezzare, a differenza del noto onorevole, ciò che distingue la Costituzione dall'Antico Testamento. Allora, prima di salutarvi devo fare una rettifica per una cosa che ha detto lunedì sera qui da noi Bocchino, Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, che ha chiamato in causa il gruppo Campari. Campari precisa che la sede legale del gruppo è in Olanda dal 2020, ma che ha mantenuto la residenza fiscale in Italia, dove paga regolarmente le tasse.
Saluto i miei ospiti, grazie Pierluigi Bersani, grazie Brunella Bolloli, grazie Severnini, grazie Scanzi, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio Andrea Purgatori su Atlantide che torna sul delitto di, sulla morte, no, il delitto che lapsus, di Marilyn Monroe, sono passati 60 anni e ci sono ancora delle novità, quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8:30, arrivederci.